Allora, per rivestire questa bottiglina comprata all'IKEA, io avrò bisogno di cotone, è un cable numero 5 e uncinetto numero 3. Inizieremo con partire dal fondo, quindi da questa parte qui, per poi completare tutta l'altezza. E ora andremo a lavorare nel seguente modo. Sempre cerchio magico all'interno. Andremo a lavorare una, opla, due e tre catenelle. Ancora al suo interno andremo a lavorare tutte mezze maglie alte, quindi una, due, tre. Che con il primo punto lavorato, con le prime 3 catenelle, già siamo alla quarta maglia e questa è la quinta. Vedete? Le 3 catenelle più 1, 2, 3, 4. Ah, perdonate, non ho contato bene, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Tiro il filo per chiudere la mia lavorazione e vado a chiudere qui nell'ultima catenella delle 3 iniziali con una maglia bassissima. Ok? Vedete? Ora ancora una e 2 catenelle e sempre nella stessa solina continuo a lavorare un'altra mezza maglia alta. In pratica ora andremo a raddoppiare i punti fatti inizialmente. Ok, quindi chiuderemo il tutto con 20 punti lavorati. Quindi per ogni asolina sottostante andiamo a lavorare un'altra due mezze maglie alte. Ok, quindi completate questo giro e ci vediamo tra poco. Allora, vedete, arrivato a questo punto, lavoro il mio ultimo doppio punto. Nella terza catenella chiudo con un punto bassissimo e ricomincio la lavorazione. Ancora 2 maglie alte e ora andremo ad alternare nel seguente modo. Qui risulteranno 2 punti alti lavorati nella solina. A fianco lavoriamo una sola mezza maglia alta. Poi vado a raddoppiare il punto successivo, cioè ora alterno 2 punti lavorati nella stessa solina e uno singolo, quindi singolo e qui doppio. 1 e 2, ancora singolo e poi doppio, poi singolo e poi doppio. E ora procedo così per tutto il giro. Ok? Quindi continuate nel seguente modo per tutto il giro. Ci vediamo tra poco. Allora, ho completato anche questo giro e come prima lavoro le mie 2 catenelle sempre nella stessa asolina, ancora una mezza maglia alta e continuo con una singola e 2 nella stessa solina. Quindi il raddoppio ora avverrà ogni 2 maglie singole. Ok? Quindi ora singola, singola. E poi 2 nella stessa asolina, una e 2, quindi singolo, singolo e doppio e 2. È un progetto molto carino che potete utilizzare anche con le bottiglie d'acqua, quelle piccoline che i bambini usano d'estate. Quindi con l'avvicinarsi della primavera e dell'estate c'è l'esigenza di uscire con queste bottigline d'acqua che poi sono riciclate. Quindi
molto utili per rispettare l'ambiente. La riempite a casa, ve la portate e così non dovrete comprare bottigline di plastica che invadono ormai i nostri secchi della spazzatura ed il pianeta. Quindi è un progetto molto green. Quindi continuiamo così e ci vediamo non appena avremo concluso anche questo giro. A tra poco. Allora, ho chiuso già, vedete, con la catenella nella maglia. Vado a prendere ora la misura. In pratica, cosa faccio? Verifico che il cerchio copra la parte sottostante della bottiglia. Questo lo dovrete fare sia che si tratti di una bottiglina di plastica, oppure se si tratta, ecco, di una bottiglia comprata come me in questo caso. Quindi a questo punto io mi fermo e da ora in poi non effettuerò più nessun aumento. Quindi 2 catenelle, vado a prendere la maglia da dietro e per ogni punto che mi si presenta io vado a lavorare semplicemente una mezza maglia alta presa da dietro. Vedete? La prendo qui nell'asolina da dietro. E faccio questo ora per tutto il giro. Quindi continuate così fino a quando non avrete completato questo giro. Ci vediamo tra poco. Allora, ultimato anche questo giro, vedete? Ho dato già la mia catenella e ora riprenderò a lavorare normalmente le mie mezze maglie alte prese come le prendiamo di solito nell'asolina davanti, ok? E ora farò questo fino a quando non avrò raggiunto l'altezza desiderata. In pratica ora dovrò rivestire quindi tutto il fondo della bottiglia. Vedete, man mano che ora andremo a lavorare, il bordo tenderà a salire e dovremo andare a rivestire la nostra bottiglietta. Quindi completiamo ancora qualche giro così a mezza maglia alta e ci vediamo tra poco al lavoro più avanzato. Allora, dopo aver lavorato, vedete, 4 giri dal bordino qui, ora io cosa andrò a fare? Andrò ad inserire un altro colore. E lo facciamo nel seguente modo. Allora, sono qui, oppla, prendo l'inizio del filino che è questo. Due possono essere le modalità, o faccio un cappetto e lo faccio poi passare all'interno dell'asolina, oppla, così, e tiro il filo. Poi dopo andremo a legare i filini, ok? Faccio in questo modo qua, direttamente. Ok, e ora riprendo la mia lavorazione, ma con l'uncinetto il filo giallo, con il colore giallo. Vedete? E ora lavorerò altri 4 giri, ma con il colore giallo. Vedete? Quindi ora lavorate i prossimi 4 giri con un colore opposto a quello di partenza. Io i fili non li taglio, perché se dopo così ci servono, li abbiamo già all'interno della nostra lavorazione. Do solo un nodino proprio per stare un po' più serena in modo che non si dividano. Ecco qua. Quindi ora continuo con il giallo e ci vediamo tra poco. Allora, il
Io sono andata un po' avanti, vedete, ho ripreso anche il motivo col blu. Ora vi faccio vedere però come si prende il motivo poi dell'altro colore. Allora, siamo qui, vedete, all'inizio della lavorazione, in pratica dove io ho il giallo, vi ricordate, non l'ho staccato. Non avendolo staccato, il filato, posso tranquillamente andarlo a riprendere dal suo interno. Nel seguente modo, guardate, basta tirarlo su dal sacchetto. E lo passate poi come quando dovete lavorare normalmente il vostro filato. L'unica particolarità è che il filato che avete sull'uncinetto deve stare dietro, ok? E quello che dovete lavorare passa poi davanti. Quindi lo mettete qui e andate a prendere il punto come stavate, come fate normalmente. Quindi puntate l'uncinetto, tirate il filo e via. Questo dopo tirate la codina e tenderà a stringere di nuovo e ricontinuate così per tutti i giri che vi occorrono. Io lo farò per altri 4 giri, come avete potuto capire l'alternanza del motivo è giallo e blu, quindi alternerò 4 giri col giallo e 4 giri col blu. Ognuno può poi decidere come realizzarla, come meglio crede. Ok? Ogni tanto date un occhio che la bottiglia, vedete, entri perfettamente all'interno del sacchetto e capite così anche a che punto siete dell'altezza. Io continuerò, abbiamo detto, ancora per qualche giro e poi mi fermerò. Quindi andiamo avanti così con l'alternanza dei due colori e ci vediamo tra poco. Allora, eccoci qua, io a questo punto mi fermo perché mi piace che si vede anche un po' di vuoto, diciamo, della bottiglia e vi faccio capire quanti giri ho lavorato. Allora, abbiamo lavorato i primi 4 blu, 4 gialli, altri 4 blu, 4 gialli, 4 blu, poi 2 gialli e 2 blu. Da questo punto in poi la bottiglia tenderà a stringere, almeno la mia. Quindi, volendo, se volete arrivare alla bocca della bottiglia, dovete man mano stringere le maglie, cioè lavorando due mezze maglie alte chiuse insieme. Così facendo andrete a stringere sul collo della bottiglia. Io mi fermo qui. Altra alternativa potrebbe essere che da questo punto in poi fate nascere una catenella che va chiusa poi dall'altro lato in modo da diventare tipo un laccio di una borsetta, così che le bambine possano tenerlo, come dire, al collo e senza doverla perdere. Ok? Io, poiché lavoro da scrivania, me la tengo di questo modo qui. Almeno la mia rimane così. Allora, ora cosa andremo a fare? Dovremo tagliare la codina, sia la blu che la gialla. Ecco qua. Opla. Facciamo passare il blu nella. Facciamo passare il filino nel cappietto, tiriamo e così si chiude la lavorazione. A questo punto facciamo un nodino tra il blu e il giallo, così da tenere anche la parte gialla fissata alla lavorazione e poi andremo a nascondere queste codine di inizio e fine lavorazione, anche perché qui sotto qui dobbiamo andare a chiudere il cerchio di inizio lavoro. Lo facciamo semplicemente aiutandoci con un aghetto da lana. Ok? Quindi chiudete tutte le vostre codine di inizio, fine lavorazione. Questo qui magari date qualche punto in più, visto che stiamo sulla base, la rendiamo un po' più rigida, ok? Un po' più sicura. Opla. A posto. Faccio passare nel cappietto e tiro. Quindi, nodino qui fatto, nodini sopra fatti. Opla. A questo punto il nostro sacchetto è ultimato. Volendo possiamo applicare una taghetta end-made e anche questo progetto è terminato. Spero che questo progetto vi sia piaciuto e come sempre vi invito a mettere un pollicino su e a vederci al prossimo progetto creativo. A presto e grazie!